Diciamo che il lavoro del calciatore è un lavoro metodico, fatto settimanalmente con i giorni, con tutte queste cose qua. Quindi il fatto di spezzare non è una cosa che a noi è gradita, ma non c'era nessuna possibilità di fare altrimenti, quindi bisogna fare di necessità virtù. Non ci ha permesso di recuperare, anzi abbiamo forse qualcosina perso. Qualche ragazzo, quindi siamo pronti a questa partita ugualmente con tanto entusiasmo, con tanta voglia, sapendo che troviamo una delle squadre più forti di questo campionato. Però abbiamo voglia di confrontarci, abbiamo voglia di far vedere che siamo anche noi una buona squadra, nonostante il periodo sicuramente di flessione. E per come era stata vinta la partita con l'Ascoli, preferivamo appunto fare subito una partita perché eravamo sulle ali dell'entusiasmo. Tutto qua. Poi io credo che dobbiamo pensare tutti che è una partita di calcio, cioè se dobbiamo affrontare la gara con intensità, con motivazione, con energia, con spirito di sacrificio, ma non col braccino del tennista o con la consapevolezza che dobbiamo avere un atteggiamento nervoso. Dobbiamo fare una partita di calcio. Sappiamo che è una squadra molto forte, Frosinone. Sappiamo tantissime cose, come loro sanno di noi, ma deve essere una partita di calcio interpretata nella maniera giusta da parte nostra, con l'atteggiamento, con l'intensità e con le attenzioni massimali. Domani è una partita da grandi attenzioni, dove più che la tattica contano moltissimo i dettagli, ma i dettagli anche in campo, da chi è un po' più veloce di testa, da chi è un po' più veloce sulla palla, da chi vuole vincere un contrasto. Sono queste cose qui che faranno la differenza sicuramente. Io credo che la prova di forza sia alla fine del campionato, se tu sei davanti o dietro. Io credo questo. Dopo ci sono delle situazioni dove riesci a vincere certe partite e non riesci a vincere certe altre. Credo che ci siano delle squadre che comunque racimolano punti con squadre tra virgolette di seconda o terza fascia e fanno punti anche quelli. Quindi, è chiaro che lo scontro diretto è uno scontro importante, è uno scontro domani di classifica sicuramente non dico da dentro a fuori, ma quasi. Però noi dobbiamo farlo con il nostro atteggiamento. Se noi giochiamo con il nervosismo, con la tensione, non andiamo da nessuna parte. Ma essere spensierati, avere quell'intensità lavorativa, ripeto, quella voglia, quell'energia di cercare di vincere la partita con intelligenza. Abbiamo Stefano Moreo che non verrà convocato in quanto abbiamo deciso insieme che è meglio che recuperi benissimo da questo fastidio che ha il pube. E quindi prosegue le terapie, prosegue per questo tour de force importante che noi abbiamo. Anche questa era una partita importante, però abbiamo deciso di farlo scaricare un pochino di più. Abbiamo qualche problema con Davidovic, abbiamo qualche problema con Zminski, quindi non è così semplice. Mentre a Parma questi tre c'erano tutti. Problemi di formazione io non ho mai avuti, nel senso che sono molto convinto che qualsiasi ragazzo giochi darà il massimo e farà bene nella maniera in cui abbiamo provato a far squadra. Però chiaramente in questo momento speriamo di recuperare bene sia Bobo, Rajkovic che Alesammi, che non credo siano cose molto lunghe, però nel frattempo insomma, abbiamo qualche problema, cioè, sicuramente di organico nel reparto arretrato. Se più che il metodo, diciamo che le squadre, i giocatori, gli staff, sinceramente, senza che ti facciano tanti giri di parole, sono molto stereotipati e sono metodici, nel senso che ricorrenti, cioè tipo lunedì sappiamo che c'è la ripresa, martedì c'è il doppio, mercoledì, cioè, quindi spezzare questo tipo di discorso, ma per tutti e non per il Palermo, cioè, in generale insomma, rompe poi le scatole. Abbiamo fatto 3 giorni in giro per l'Italia a guardare la neve, e questo è un altro discorso che ci ha penalizzato enormemente. Noi abbiamo fatto, ringraziando appunto società e organizzazione, appena abbiamo visto che non si poteva giocare, abbiamo fatto allenamento a Verona. Abbiamo fatto un allenamento sicuramente non di grande qualità, ma un allenamento comunque sotto l'aspetto motorio. E il giorno dopo siamo partiti e abbiamo fatto allenamento allo stadio a Palermo, quindi abbiamo fatto un buon lavoro.
mi ha dato un giorno di riposo perché eravamo 3 giorni via e la testa dei giocatori deve essere secondo me sgombra e motivata. Mi ha dato un giorno di recupero e abbiamo ripreso martedì lavorando come se fosse un martedì, senza nessun tipo di problema. All'andata è stata una bella partita tra due squadre forti che si sono affrontate in maniera come sempre leale, quando ci sono due squadre che propongono un certo tipo di calcio. Un primo tempo forse migliore il Frosinone, un secondo tempo migliore il nostro. Credo che il Frosinone abbia nel tempo costruito una squadra molto, molto forte e molto funzionale, più che altro, perché una punta molto forte e molto funzionale. Con una punta di reparto, uno che viene tra le linee, uno che attacca la profondità, gli esterni di gamba, due interni che palleggiano molto bene, che hanno sostanza, i tre difensori centrali che hanno struttura e qualità nel palleggio, il portiere che gioca bene la palla, quindi è una squadra che nel tempo, dove sia il quarto o quinto anno, insomma, che loro ogni anno mettono mezzo tassello, un tassello, è una squadra che secondo il mio punto di vista è molto forte, ma io l'avevo indicata all'inizio come la maggior candidata alla vittoria, ma non perché io voglio gufare, perché a me, ripeto, il Frosinone è una squadra che sicuramente mi dà a pensare che sia una squadra veramente molto forte. Quindi, l'ho detto prima, secondo me le attenzioni devono essere al 100%, qualcosa in più. Motivazioni credo che non dobbiamo spegnerle più che accenderle. E quindi spero molto che la squadra giochi molto serena, con grande voglia, con grande energia, con grande aggressività. La qualità serve sempre, perché la qualità caccia la quantità, come sempre è questa la verità. La qualità serve sempre, ma credo che domani sia importantissima l'attenzione con cui si fanno tutte le cose, la determinazione, la razionalità.